Puntini, un pensiero e via. Con Giacomo Casolari. Ogni cosa possiede la bellezza, ma non tutti la vedono. Confucio, un filosofo cinese, vissuto 500 anni prima di Cristo. Questa saggezza che viene dall'Oriente ci suggerisce di vedere meglio le cose, di guardare meglio. Ogni cosa possiede bellezza, ma non tutti vedono. E a volte noi siamo un po' ciechi di fronte alla realtà della vita e ci arrabbiamo con tante cose, disprezzando i fili d'erba, disprezzando a volte le cose che crescono forse sul nostro sentiero. Eppure ogni filo d'erba, se esaminato, ha la sua bellezza, come ogni fiore e come ogni animale, come ogni insetto. Ogni cosa ha la sua bellezza e ha la sua ragione di essere, ha la sua ragione di esistere, ha la sua ragione di essere per uno scopo che forse noi non conosciamo, ma comunque tutte le cose esistono e non sono lì a caso, perché ogni cosa possiede una sua bellezza e noi vogliamo scoprire anche la bellezza di tutte le cose che sono vicine a noi, di tutte le persone che sono vicine a noi. Ogni persona possiede una bellezza, una ricchezza che a volte non esprime, che a volte forse nasconde o che forse noi non vogliamo vedere. Ma Dio è stato capace di vedere in ogni uomo, in ogni donna, in ogni ragazzo, in ogni bambino. È stato capace di vedere una bellezza così grande, una bellezza così importante, una bellezza così meravigliosa, che Dio ha tanto amato questa umanità da dare suo figlio. Non ha voluto che questa umanità si perdesse, non ha voluto che ce ne andassimo tutti quanti all'inferno, perché questo è quello che meritavamo. Non ha voluto che tutto questo si perdesse. Lui è riuscito a vedere qualcosa di bello nell'umanità, al punto tale che ha dato suo figlio affinché ci potesse essere salvezza per tutti quelli che credono. Capite l'importanza di questo? Se Dio riesce a vedere qualcosa di bello nell'umanità, se Dio riesce a vedere qualcosa di importante nei nostri simili, credo che dobbiamo vederlo anche noi. Credo che anche noi dobbiamo saper vedere quanto di bello e quanto di buono esiste in ogni uomo, in ogni donna, perché potenzialmente ogni uomo, ogni donna può essere, può diventare un vero figlio di Dio, perché Gesù ha già pagato affinché tutti quelli che credono in Lui abbiano vita eterna. E quindi se Dio è riuscito a vedere qualcosa di bello in ogni uomo, in ogni donna, in ogni persona, che Dio ci dia la grazia anche a noi di vedere questa bellezza che a volte è nascosta, a volte è deturpata, ma pure esiste. E così che, come Gesù è venuto non per giudicare ma per salvare, così che anche noi possiamo vivere in questo mondo non per giudicare ma per portare una parola di speranza e di salvezza per tutti quelli che la vorranno ricevere. Che Dio ti benedica. Un abbraccio da Giacomo. Spuntini, un pensiero e via, con Giacomo Casolari.